marmocchietto? Non infantilirlo. Abbiamo questo super giacchetto della NASA. Il giacchetto della NASA... Questa è stata davvero nello spazio? Quella è la Spaceship One, prima navicella privata con uomini a bordo. La caduta del satellite nucleare. Non vogliono essere visti dai satelliti! I satelliti ci avvertiranno. Collegamento satellitare. Aspetta, aspetta, ti collego al satellite. La sorveglianza satellitare... È dimostrato che non c'è niente di vero. Mi stia a sentire! Va bene, il satellite? Radio satellitare. Oh, mi dispiace, ma non puoi inviare nulla al satellite, puoi solo ricevere i canali. È ridicolo. Ti connetterà direttamente a un satellite. Niente satellite. Un satellite russo. Un satellite. Ehi, Febe! Che c'è? Che succede? Senti, io ho bisogno di una buona bugia. Che cosa ne dici di quella dell'uomo che è sbarcato sulla Luna? Sì, insomma, lo sanno tutti che è una balla. Non stiamo andando sulla Luna. Sono pronti a volare nello spazio. Sono rimasta in quarantena per 3 mesi. Veicoli spaziali, capsule mandate in orbita con i razzi. La gravità. Le missioni Apollo erano finzioni. Ma lei non crede che siamo andati sulla Luna? Credo sia stata una geniale propaganda. È la gravità. È la gravità. L'applicazione del concetto di gravità. Il caro, semplice concetto di gravità. NASA. Disney. Ma tu da quale pianeta vieni? Siamo sbarcati sulla Luna! Iridium flares. Gli Iridium flares. Satelliti. Satelliti o satelliti. Werner von Arc. Entra nello spazio dove c'è gravità zero. E che dire dello spazio? L'ultima frontiera. È televisione. La consideri una frontiera, quella. E poi quanti hanno la possibilità di partire per lo spazio? Cazzi spaziali! Per esempio, asteroide non è una meteora. La meteora non è un meteoroide. E meteoroide non è un meteorite. E la cometa è già ancora un'altra cosa. Al di là che le meteore, perché poi diventano meteoroidi quando entrano in contatto con l'atmosfera e poi quando cadono per terra diventano delle meteorite che a volte hanno un nucleo roccioso, non sono fatte solo di, diciamo, di ghiaccio che viene sublimato, che sublima poi è impossibile tecnicamente capire quando una meteora entra in contatto con un complotto, vogliono farci credere che sia piatto. In realtà è tetraedrico. Bravissima. Ci sono persone che hanno nostalgia dei liofilizzati della NASA, ma le pillole della Ederlesi sono più buone, grazie agli psicofarmaci aggiunti che danno la sensazione di aver mangiato. Distruggiamo il pianeta. È il pianeta che ce lo chiede anche. Tutte quelle balle che salviamo il pianeta? Sì. Che altro si inventeranno adesso? Incredibile. La più grande svolta dopo l'uomo sulla Luna. Ma... E Paul, grazie dell'aiuto al pianeta. NASA. Next, you want to add your greens to the Mora. Take her out of hyperactive. Take her out of hyperactive. Spaceballs? Oh shit. We had to come to a deep understanding of gravity. What is gravity? I have no idea. Okay, next question. What it is? I don't know.